Sei appena uscito dal pub dopo aver passato una bella serata in compagnia e ti incammini per tornare a casa, quando d'improvviso noti tre uomini che stanno picchiando selvaggiamente un altro uomo in un vicolo. Al che ti ritrovi a dover fare una scelta, intervenire per aiutare la vittima o voltarsi dall'altra parte e proseguire per la tua strada. Metti questo video in pausa per qualche secondo e pensa bene a cosa avresti fatto, dopodiché in questo video vedremo insieme come quattro filosofi ben conosciuti, ovvero Aristotele, Mill, Kant e Nietzsche, possono offrirci prospettive diverse su come affrontare questa scelta etica. E mentre pensi a quello che faresti in questa situazione, voglio porti un quesito molto più semplice. Che obiettivi ti sei posto per il nuovo anno, in modo da migliorare te stesso e il tuo stile di vita? Che tu voglia avanzare nel tuo lavoro, migliorare i tuoi voti all'università, o viaggiare ed esplorare il mondo, o la soluzione che fa per te, Cambly. Cambly è una piattaforma di e-learning che consente di fare lezione d'inglese online da remoto tramite videochiamata, dove vuoi e quando vuoi via PC, smartphone e tablet. Con più di 10.000 tutor madrelingua disponibili 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, Cambly è adatto a studenti di tutti i livelli, anche principianti, ed è usato da figure professionali di ogni tipo come manager, avvocati o piloti. Cambly offre sia lezioni individuali che in piccoli gruppi, e per i più timidi Cambly ha inventato Cam AI, un'intelligenza artificiale con cui poter simulare delle vere e proprie conversazioni in inglese. È completamente gratuita, dovrai solo creare un account per poterne usufruire. Cambly ha deciso di inaugurare il 2024 con un 50% di sconto su tutti i piani annuali e con il mio codice crescita personale 2024 potrai iniziare a fare lezioni di inglese con tutor madrelingua a partire da 5 euro a lezione. Inoltre, prima di acquistare il tuo piano, puoi fare una prova di 30 minuti per solo un euro. Fidati, qualche ora alla settimana e tra un anno ti ringrazierai per aver iniziato. Buono studio con Cambly e proseguiamo. Iniziamo allora a vedere per prima cosa come Aristotele, secondo la sua teoria della virtù, avrebbe affrontato questa situazione. Alla base di questa teoria sta l'agire secondo un carattere virtuoso. Secondo Aristotele, le virtù sono qualità di carattere che ci permettono di vivere una vita buona e realizzata. In questo scenario, le virtù pertinenti potrebbero essere il senso di coraggio, la giustizia e la compassione. Intervenire in una situazione pericolosa richiede coraggio. Aristotele sostiene che il coraggio non è semplice temerarietà, ma piuttosto la capacità di affrontare il pericolo in modo giudizioso. Questo significa valutare la situazione, capire i rischi e agire nonostante la paura, per una causa giusta. Intervenire potrebbe anche essere visto come un atto di giustizia. Aristotele considera la giustizia come una virtù fondamentale, che implica il fare ciò che è giusto e agire equamente. Nel contesto di un'aggressione, agire per fermare un'ingiustizia in corso è un esempio di giustizia in pratica. La compassione per la vittima è un'altra virtù importante in questa situazione. Essere compassionevoli significa essere sensibili alla sofferenza altrui e desiderare di alleviarla. Intervenire per aiutare la vittima è un chiaro esempio di compassione in azione. Oltre a queste, la prudenza o saggezza pratica è essenziale. Questa virtù riguarda la capacità di giudicare correttamente quale sia il miglior corso d'azione in una situazione specifica. Un individuo prudente valuterebbe i rischi, le proprie capacità di intervenire efficacemente e le possibili conseguenze dell'azione. Questo è un punto importante perché, per quanto vogliamo aiutare l'uomo che sta venendo picchiato, se gli altri tre sono anche armati fino ai denti, diventeremo semplicemente vittime sacrificali. Aristotele enfatizza quindi l'importanza dell'equilibrio tra le virtù. Intervenire in modo temerario senza considerare la propria sicurezza o le conseguenze potrebbe essere coraggioso ma imprudente. Allo stesso modo, essere troppo cauti potrebbe significare mancare di coraggio o compassione. Trovare il giusto equilibrio tra queste virtù è la chiave per agire in modo moralmente corretto. Ci sono poi gli utilitaristi come John Stuart Mill che si focalizzano sugli esiti delle azioni, valutando quale scelta massimizza la felicità e minimizza la sofferenza per il maggior numero di persone coinvolte. In una situazione di violenza come quella degli uomini che picchiano un'altra persona, l'approccio utilitarista prenderebbe in considerazione diversi fattori. La massimizzazione della felicità. Gli utilitaristi valuterebbero se intervenire aumenterebbe il benessere complessivo. Ciò includerebbe la considerazione del benessere immediato della vittima, il tuo benessere e quello degli aggressori. L'obiettivo è scegliere l'azione che porti al maggior bene possibile.
le conseguenze a breve e lungo termine. Oltre alle conseguenze immediate, un utilitarista penserebbe anche alle ripercussioni a lungo termine dell'intervento. Questo potrebbe includere la prevenzione di futuri atti di violenza e l'effetto dell'intervento sulla tua sicurezza e su quella degli altri. I costi e i benefici. Gli utilitaristi analizzano il rapporto costi-benefici dell'intervento. Se intervenire porta a una riduzione netta della sofferenza e un aumento della felicità complessiva, anche a costo di un rischio personale, allora sarebbe considerato l'atto giusto. Le opportunità alternative. Considererebbero anche azioni alternative come chiamare la polizia o cercare aiuto. Queste opzioni potrebbero fornire un equilibrio migliore tra i benefici dell'intervento e la riduzione dei rischi per la propria sicurezza. L'effetto esempio e norme sociali. Un utilitarista potrebbe anche considerare l'impatto del proprio intervento sulle norme sociali. Intervenire potrebbe incoraggiare gli altri a non ignorare atti di violenza, contribuendo a una società più compassionevole e attenta. Il rispetto per la sovranità individuale. Anche se gli utilitaristi si concentrano sulle conseguenze, potrebbero anche considerare il rispetto per la sovranità individuale. Intervenire per fermare un danno ingiusto a un individuo è in linea con il principio di massimizzazione del benessere generale. In conclusione, per un utilitarista la decisione di intervenire o meno in un'aggressione dipenderebbe da un'attenta analisi delle conseguenze dell'azione, sia immediate che a lungo termine, e dal desiderio di massimizzare il benessere generale. Questa scelta richiederebbe un equilibrio tra la considerazione del bene immediato e delle implicazioni più ampie dell'azione. Proseguendo, troviamo i deontologi, come Immanuel Kant, che basano le loro decisioni etiche su principi e doveri morali, piuttosto che sulle conseguenze delle azioni. Nel caso degli uomini che picchiano un'altra persona, Kant si concentrerebbe sulle intenzioni e sui principi morali che guidano la decisione di intervenire o meno. Kant crede in un imperativo categorico che afferma che dovremo agire solo secondo quella massima attraverso la quale possiamo volere che diventi una legge universale. Quindi, se consideri giusto intervenire in una situazione di ingiustizia, allora dovresti agire in questo modo in tutte le situazioni simili. Secondo Kant, inoltre, dobbiamo trattare l'umanità, sia nella nostra persona, sia nella persona di qualsiasi altro, sempre allo stesso tempo, come un fine e mai semplicemente come un mezzo. Intervenire per aiutare la vittima rispetta la sua umanità e dignità, contrastando l'ingiustizia e la violazione dei suoi diritti fondamentali. Kant crede inoltre che alcuni doveri morali siano incondizionati. Questo include il dovere di aiutare gli altri in pericolo o di opporsi a chiari atti di ingiustizia. Intervenire per fermare l'aggressione potrebbe essere visto come un dovere morale, indipendentemente dalle possibili conseguenze personali. La deontologia pone una grande enfasi sulle intenzioni piuttosto che sui risultati. Se la tua intenzione è quella di fare la cosa giusta, di proteggere un individuo dall'essere ingiustamente danneggiato, allora l'azione è moralmente giusta a prescindere dall'esito. Kant potrebbe anche considerare l'importanza di sostenere le leggi e il mantenimento dell'ordine sociale. Questo potrebbe comportare l'intervento per fermare un crimine o segnalare l'incidente alle autorità competenti. In conclusione, per Kant la decisione di intervenire in un'aggressione sarebbe guidata principalmente dai principi morali e dai doveri, piuttosto che dalle conseguenze. L'azione corretta è quella che rispetta i doveri morali incondizionati, onora la dignità umana e segue principi che potrebbero essere desiderati come leggi universali. Infine vediamo come affronterebbe la situazione Friedrich Nietzsche, il quale offre una prospettiva unica e spesso provocatoria sulle questioni morali, ponendo l'accento sull'individualismo, la forza di volontà e il superamento dei convenzionali sistemi di valori. Analizzando la situazione dell'aggressione dal punto di vista di Nietzsche, si considererebbero diversi aspetti. La volontà di potenza. Nietzsche parla della volontà di potenza come di una forza fondamentale nella vita umana. Intervenire in una situazione di aggressione potrebbe essere visto come un'espressione di questa volontà, un modo per affermare la propria forza e influenza sulla situazione. Se senti che intervenire ti permette di esprimere e rafforzare il tuo senso di potere personale in un modo che ritieni significativo, allora Nietzsche potrebbe considerarlo giustificato. Nietzsche sfida inoltre la tradizionale dicotomia morale del bene contro il male. Invece di aderire a regole morali esterne, sostiene che dovremmo creare i nostri valori. In questa situazione, ciò significa valutare se intervenire rispecchia i valori e i principi che hai scelto per te stesso. Ci sono poi i concetti di superuomo e autosuperamento. Il concetto di Nietzsche del superuomo riguarda l'individuo
che supera le convenzioni e i valori tradizionali per creare un nuovo sistema di valori basato sulla propria forza di volontà. Intervenire potrebbe essere un atto di autosuperamento, un modo per andare oltre i propri limiti e affermare la propria autonomia e forza individuale. Nietzsche potrebbe anche considerare l'autoconservazione e l'interesse personale. Se intervenire significa mettere a rischio inutilmente la propria sicurezza senza un chiaro beneficio personale, potrebbe essere visto come un atto di debolezza piuttosto che di forza. Nietzsche è critico nei confronti dell'altruismo convenzionale, che vede come una negazione della forza individuale e un sintomo di debolezza. Pertanto valuterebbe se l'intervento è motivato da un genuino senso di forza personale o da un senso di obbligo imposto dalla società. Infine, Nietzsche potrebbe considerare come l'intervento influisce sul tuo sviluppo personale. Se credi che intervenire ti aiuti a crescere, a diventare più forte o a realizzare i tuoi valori personali, allora potrebbe essere visto come un'azione giustificata. In conclusione, dal punto di vista di Nietzsche, la decisione di intervenire in un'aggressione sarebbe guidata da considerazioni sulla volontà di potenza, sulla creazione di valori personali, sull'autoaffermazione e sull'interesse personale. L'intervento sarebbe giustificato se rispecchia una vera espressione della tua forza e autonomia, piuttosto che un adempimento passivo di convenzioni morali esterne. Ora ditemi, se vi trovaste ad affrontare una situazione del genere, interverreste o no? E cosa determina la vostra scelta? Se vi va, fatecelo sapere lasciando un commento. Se vi è piaciuto questo video, vi consiglio di dare un'occhiata al video Le 6 fasi dello sviluppo morale che potete trovare su questo canale. Buona giornata e alla prossima!